Salve a tutti carissimi investitori, oggi siamo qui con Marco Costanza e proveremo a fare un esperimento. È possibile vivere solamente pagando in bitcoin per 24 ore? Fare pagamenti in bitcoin intendo realmente pagare in bitcoin, quindi le carte cripto che convertono in fiat non valgono. Già so che moriremo di fame. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Quindi oggi la sfida sarà trovare un bar dove fare colazione, un posto dove lavorare, poi un ristorante per il pranzo, un altro bar dove fare aperitivo il pomeriggio e un ristorante per la cena. Non mi sottovaluti anche un po' di shopping e la cura di se stessi, un taglio di capelli, un qualcosa. E quindi dovremmo trovare tutte attività che realmente accettano Bitcoin. Allora, siamo praticamente arrivati a Frascati, dove ci sta un bar che si chiama tipo Gran Bar Roma. È un bar che ci ha consigliato Simone. Noi stiamo usando come applicazioni CoinMap e BTC Map, che appunto segnalano tutti i luoghi dove accettano Bitcoin, e anche qui Bitcoin che ci avete consigliato proprio voi. Solo che molti posti non sono aggiornati, quindi abbiamo chiamato e in realtà non accettano Bitcoin. Quindi la decisione era o rimanere a digiuno per la colazione o farci 35 minuti di macchina per arrivare da Roma a Frascati. Ovviamente noi abbiamo fame, quindi siamo arrivati al Gran Caffè Roma, eccolo qua, solo per fare colazione. Ed eccolo qui, signori, è tutto vero. Buongiorno. Noi abbiamo una missione. Siamo venuti da Roma. Dobbiamo per fare colazione in Bitcoin. No, non va. Che applicazione ha? Perché guarda, questo qua fa tutto mio fratello, io sono proprio zero. No, devo inquadrare io. Vado a inquadrare lui il QR, ok. Ok, no, minimo 10.000 satoshi per pagare. Ah, no. Ah, ok, perché è un chain. No, guarda, lasciamo stare. Dovessi fare qualche pasticcio. Se lo fa tipo di 2,50 euro, va buon fine. È perché è troppo poco. Vediamo se ce la facciamo. Chiedi uno scambio? Sì. Paga. Voilà. Inviati adesso. Eccolo lì. Dove lo vedo? Clicchi qua. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. No, non è così immediato all'inizio. Carissimi investitori, abbiamo capito che Bitcoin non è ancora proprio user friendly, diciamo. Carissimi investitori, devo dire che siamo molto soddisfatti. La prima parte della nostra missione si è andata con successo. Colazione pagata in Bitcoin. Devo dire che questo tramezzino pagato in bitcoin è ancora più buono. Offerto. Sì, io ho scroccato i satoshi da lui, quindi è proprio buono. Vero. Com'è stata la tua esperienza? È stato anche uno dei tuoi primi pagamenti ad attività in bitcoin. È vero, è stato uno dei miei primi pagamenti in bitcoin. Però non potete pagare sotto i 10.000 satoshi. Quindi con Phoenix, se pagate on-chain vi dice sì, che perché abbiamo pagato on-chain, non Lightning Network. Sì, infatti questo è un problema, perché io vi ricordo che on-chain, ragazzi, noi possiamo anche fregare i commercianti. Non spiegherò come, non ve lo dico, perché così non alimentiamo le truffe in giro per l'Italia. Però sì, il problema dei pagamenti on-chain è che, ragazzi, tramite Replace by Fee, non devo dirlo come si fa. Per tutti i fanatici di Bitcoin, Gran Caffè Roma a Frascati. La mattinata è iniziata alla perfezione. Ora arrivo alla macchina, mi trovo una bella multa. 1200 euro di multa. Molti potranno dissentire, ma noi vogliamo dimostrare che fare gli influencer è un lavoro vero. Sì. E quindi stiamo andando al Crypto Lab, dove ci dovrebbe essere tutto uno spazio di co-working, no? Scrivanie, mezzo ufficio, per andare a lavorare appunto. Sì, far finta. Speriamo che si possa pagare in cripto. Si chiama Crypto Lab. Che cazzo. Se non fanno pagare in bitcoin, proprio insulti. Carissimi investitori, attenzione, eccoci arrivati a Crypto Lab Coworking. Raga, qua stiamo scendendo in una specie di garage di scantinato. Io penso che non solo ci rapiscono, ma ci rubano tutto il wallet. Salve. Crypto Lab. Ah, ok. Stiamo facendo tipo un documentario dove si paga in bitcoin a Roma. Appunto, a raccontare un po' com'era. Abbiamo aperto questo posto nel 2017. Siamo quattro ragazzi, diciamo, con la passione di lavorare nel digitale. Quindi abbiamo deciso di aprire un co-working. È a disposizione in realtà di ogni tipo di professionista, sia che lavora in blockchain, sia che lavora in web 2. Non ha mai pagato nessuno in bitcoin fino a oggi che siete arrivati voi, ragazzi. Infatti Attenzione, quindi siamo i primi a pagare in bitcoin. C'è stato inviato il wallet con l'indirizzo.
adesso, siccome non hanno il QR, facciamo copia, andiamo a mettere direttamente qua. Ormai sei un professionista. $10. Mandiamo la conferma. Ok, adesso siamo a posto con la coscienza. Abbiamo appena pagato il nostro accesso al lavoro in Bitcoin. Grandi, questi ragazzi hanno appena pagato l'accesso al co-working in Bitcoin. Potete farlo anche voi. Abbiamo acqua, caffè che sicuramente usufruiremo. E adesso andiamo nello spazio di co-working. Quindi facciamo silenzio perché la gente vera lavora. E quindi adesso entriamo. Hours later. Abbiamo finito di lavorare. Anche qui abbiamo avuto un po' di difficoltà. Ancora non è proprio immediata la cosa, però siamo riusciti a pagare il nostro luogo di lavoro completamente in Bitcoin. Oh sì. Ora sono 12:15. Dobbiamo pranzare, anche perché poi Costanza è torinese, è nordico, quindi mangia presto. Io già alle 11 ho fame. L'unico ristorante che abbiamo trovato nelle vicinanze con l'applicazione Qui Bitcoin è questo ristorante da Michele. Ci siamo! Let's go, bitches! Carissimi, 290 metri e arriviamo da Michele. Crociamo le dita perché sennò qua non si mangia, ma proprio non si mangia. Ed eccolo qua, carissimi investitori, il ristorante da Michele, dove speriamo che ci faccia pagare in Bitcoin. Raga, niente. Niente, dottori. Purtroppo non accettano più Bitcoin. Non c'è il proprietario, non c'è l'applicazione. Mi sa che rimaniamo a digiuno per pranzo. Ragazzi, primo fallimento della giornata. Primo fallimento. Abbiamo un piano B. C'è chi accetta Bitcoin per pranzo, in teoria. Possiamo andare là. Siamo qui a Trastevere, appunto sul Tevere. E siccome il primo ristorante non accetta Bitcoin, per non rimanere a digiuno a pranzo, abbiamo deciso di provare ad andare a La Polpetta, che è un ristorantino piuttosto famoso e simpatico che fa tutto a polpetta, appunto. Buongiorno. È chiuso, vero? Sì. Porca miseria. Ma l'informazione, qua c'è trovato pagamenti in Bitcoin? Guarda, non so niente io. Ah, ok. A che ora aprite? Non so a che ora aprono, quando riaprono, perché stanno a fare lavori. Ah, grazie. Prego, grazie. Niente. Ragazzi, qua la cosa si è fatta proprio tragica. Stanno facendo i lavori al ristorante e quindi il ristorante è chiuso, sia per pranzo che per cena. Che sfiga. Qua noi sapevamo con certezza che accettavano Bitcoin. Siamo andati a colpo sicuro ed era l'unico ristorante rimasto. Ci siamo giocati pranzo e cena in un colpo solo. Mannaggia. Il nostro esperimento è fallito miseramente proprio. Vabbè, non possiamo mangiare, che vuol dire? Il video era sopravvivere 24 ore full Bitcoin e non. Allora, non ci siamo riusciti. Tra virgolette bene, perché abbiamo di fila l'artista, il tabacchino e il barbiere. Ma dove mangiamo? Carissimi investitori, ovviamente io sto facendo il video sfida di sopravvivere 24 ore full Bitcoin, ma andate a vedere anche il video di Costanza Marco. Lui sta facendo proprio tutto il video dove fa vedere anche tutte le attività, una specie di documentario dove lui appunto fa vedere tutte le attività che accettano Bitcoin. Ora andiamo da un artista. Ah, quindi queste sono tutte opere sue, eh? L'interessante è che al buio alcune di queste sono fosforescenti. Spettacolo. Figata. E come mai hai deciso di accettare pagamenti in Bitcoin? Quanti clienti passeranno? Uno all'anno. Un paese ricco, ignorante, la gente non studia, non ha mica capito un cazzo. Tutta la mia generazione pensa che avrà la pensione. In verità, con 3 anni di inflazione così, la pensione la saluta. Poi il welfare ha un costo. E queste qui sono lettere ebraiche? Questo è l'alfabeto ebraico. Nasce circa 3600 anni fa. Ogni lettera ha una forma, un suono, ha un nome, ha un valore numerico e ha un significato nella Kabbalah, che è la mistica ebraica. Per esempio, qual è la prima lettera del tuo nome? Marco, M. Questa è la Mem, questa è la sua forma. Il suo valore numerico è 40, rappresenta il rivelato ed il nascosto. Allora abbiamo inaugurato il primo Bitcoin del 23, grazie. Bisogna capire però una cosa, ragazzi. Il grosso del mining è
già stato fatto, sì, in Cina. Ah sì. Sì. Stanno arrivando, io qui a Roma ne ho conosciuti, dei cinesini di 23 anni con delle montagne di bitcoin mai viste. Questo farà schizzare il mercato immobiliare e quindi ci sarà bisogno di gente che nel mondo immobiliare sa usare bitcoin. Le banche, mentre loro c'hanno paura, intanto nel back office stanno comprando bitcoin, lo sapete? Sì, 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 sì. Come riserva di valore. Conosci David Cohen? È un ragazzo sui 30 anni che vive ad Alessandria, è sposato con un'infermiera e ha scritto un libro intelligente. Consiglialo ai tuoi ascoltatori. Qui c'è la sua foto. C'è il PDF su Kindle e una volta al mese puoi prenderlo gratis. Io conosco bene Zucco, devo chiedere a lui allora. Guarda la semplicità. Noi abbiamo bisogno di semplicità perché la massa non può capire quel che cazzo stiamo capendo noi. È quella? Questa è la lettera MEM. Allora, 20 euro, ok. Tu con questo riesci a pagarmi 20 euro? Sì. Cioè, come farlo? Sì, sì. Ok. Ragazzo, ormai sì, stiamo mandando. 21 dollari e 51 centesimi. Oh, eccolo là, è arrivato. Eccoli là. Beh, abbiamo anche fatto shopping in bitcoin. È emozionante. Grazie. Anche ma è per emozionante me. Pure per siete noi. Il futuro che arriva al passato. Allora, il video dell'artista è stato fatto, molto interessante. E ci avrebbe anche offerto il pranzo. Costanza ha detto no. Costanza ha detto no. Io avevo fame, lui pure molto affamato. No, dobbiamo lavorare. Però avremmo comunque potuto pagare il pranzo in bitcoin. Durante una giornata, durante il tuo shopping, non hai bisogno di un taglio di capelli? Cioè, sinceramente no. Però potresti averne bisogno. Mi sono bitcoin accepted here. Attenzione. Eccolo qua, attenzione. Carissimi investitori, siamo appena usciti dal parrucchiere. Ma al massimo piango in silenzio, mi vedi così che sorrido con le lacrime che scendono dagli occhi. Dove il nostro Marco Costanza si è appena fatto le sopracciglia solamente per pagare in bitcoin. Adesso siamo qui al Pantheon e poi tra un'ora finalmente riusciremo ad andare da Coin Bar, nostra unica certezza, per mangiare. C'è un tuo sosia, c'è un tuo sosia, c'è un tuo sosia. Carissimi investitori, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati da Coin Bar. Affamati, direi. Molto affamati. Quindi ce l'abbiamo fatta. Finalmente riusciamo a mangiare. Oh, guardate qua quanta bella roba. Allora, due polpette di verdure, carote e zucchine. Questo cos'è? Quello lì è risotto per caramellate e gorgonzola. Risotto per caramellate e gorgonzola, sì. Stiamo finalmente mangiando, pagando in bitcoin. È da stamattina che non mettevamo in pancia qualcosa. Ci siamo. Ciao. Rida, film. C'ho le lacrime agli occhi. Cibo. Voilà. Chi è? Per comprare il film. L'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Dovevamo fare un aperitivo pagando in cripto. Ed eccolo qua. Aperitivo e cena. Difficile, ok. Io voglio solo andare a casa e lavorare. Sono stanchissimo. Voglio solo andare a casa e lavorare. È un momento di relax quello. Si può sopravvivere pagando solo in cripto? Non sì, bene, non bene. Non bene, nel senso, si può sopravvivere di stenti. Cioè, metti che arrivi lì. Come abbiamo beccato noi, il ristorante stava ristrutturando proprio oggi, mortacci loro. Ti ritrovi inculato. Pronti a pagare il nostro ultimo servizio, ovviamente in bitcoin. Qualcuno deve farci. Totale 40 in bitcoin? Rigorosamente. Ormai il ragazzo è orangepillato. Inviati. Voilà, i misatoshi che se ne vanno. Grazie per l'aperitivo. Il letto del quale dormire. Grazie, grazie per la cena. Grazie. A voi. Buona serata. Buona serata, grazie. Ciao. Abbiamo fatto la storia i primi a Roma a vivere 24 ore in bitcoin, È vero. Cioè, su YouTube saremo i primi per sempre. Carissimi investitori, siamo finiti al ristorante di Federico, un amico di Costanza. Questa parte di video va aggiunta a tutto il video che ho registrato ieri, perché ieri non siamo riusciti a fare il pranzo pagando in bitcoin, ma oggi finalmente, il giorno dopo, con il nostro amico Federico riusciamo finalmente a pagare in bitcoin. Inviati. Adesso con la lentezza delle transazioni on chain arriverà. Mettiamoli più vicini che magari aiuta. Eccola qua, la carbonara. Io gli avevo detto: ma
Marco, ma scusami, 3 giorni che sei a Roma e non hai preso carbonara e cacio e pepe. È arrivato lui, siamo noi andati da lui che ci ha salvato. Eccola qui. Grazie mille. Stavamo parlando di carbonara e cacio e pepe, sono arrivate le cacio e pepe. Ignorante, come voleva lui, eh. Esatto. Come sono cremose, cioè, queste sì, perché io poi ho detto devono essere ignoranti, adesso è un posto ignorante. Direi che ignoranza siamo a posto. Stupendo, ciao. Cioè, cibo ignorante pagato in bitcoin. Meraviglioso. Buona vera. Buona frasica, regà. Ah, siamo usciti dal ristorante. Soddisfatti del pranzo, soddisfatti del pagamento, sì. Soddisfatti della compagnia, compagnia e del... quasi un orange peel. Io sono contento di avervi potuto avere, insomma, ospitare, che mi avete anche dato una mano in più a capire come funziona Bitcoin, tutto il sistema per il pagamento, quindi anche un attimino, secondo me, conveniente per qualsiasi commerciante, comunque sia l'attività. Quando lo capisci è una favola. Carissimi investitori, sapete cosa sto per chiedere? 5 centesimi, perché lo sapete, sono povero, quindi. Ok, Simone? E una? All'altra porta di colpa,